La tecnica che vi spiegherò oggi vi condurrà proprio in un viaggio all'interno dell'intelligenza del nostro corpo per andare a guardare quei pensieri, quelle emozioni, quelle sensazioni, quei contenuti conflittuali che sono alla base dei nostri sintomi, sia a livello psicologico sia a livello fisico. Il nostro corpo non fa mai niente a caso, i sintomi che abbiamo non sono mai casuali, il nostro corpo è assolutamente intelligente, difatti biologia significa proprio il linguaggio della vita, la vita che ci parla attraverso i nostri tessuti, attraverso i nostri sintomi, quindi il sintomo diviene la voce dei nostri conflitti, il sintomo quindi non è qualcosa di negativo che va allontanato in maniera repentina con farmaci per azzittirlo, ma innanzitutto è qualcosa che va ascoltato, perché attraverso l'ascolto di questo dialogo, vero e proprio dialogo con il nostro corpo, noi possiamo stare meglio nel corpo, possiamo stare meglio nella nostra psiche e anche nell'anima, già che appunto il sintomo può essere considerato anche come un movimento dell'anima, già che ci lega indissolubilmente alle persone, alle relazioni e al nostro sistema familiare. Quindi quello che voglio farti fare oggi è proprio un'esperienza. Un'esperienza nella quale tu dialogherai con il tuo corpo e con quelle che sono le memorie cellulari del tuo corpo. Quindi trova una posizione comoda ed un momento da dedicarti per questa piccola esplorazione e ti guiderò con la mia voce in questo viaggio. Poi, se vorrai, potrai scrivermi nei commenti quello che hai provato e ti darò un feedback. Per chi non mi conosce ancora, sono Luisa Nicotera, sono l'ideatrice di un percorso di 8 settimane, Superare i conflitti per aprirsi alla vita, dedicato alle donne che appunto presentano una situazione conflittuale, quindi hanno delle relazioni conflittuali col partner, figli, genitori, amici, eccetera, e presentano anche dei sintomi fisici di varia entità. Attraverso il mio percorso aiuto queste donne a superare i conflitti per aprirsi di nuovo alla vita, dunque alle relazioni serene e quindi anche a migliorare i propri sintomi fisici. Il mio percorso si basa su 3 cose fondamentali, su 3 risultati potremmo dire fondamentali. Innanzitutto ti insegnerò a gestire meglio i tuoi sintomi, come? Attraverso la conoscenza di un nuovo livello, un livello energetico e biologico che fa sì che, appunto, come dicevamo prima, il nostro corpo non è un nemico con tutti i suoi sintomi, ma può essere un amico, può essere un alleato per farci vivere meglio. Quindi il secondo risultato importante è il superamento dei nostri conflitti, perché andando a lavorare quindi su una dimensione più profonda scopriremo quali sono le cause profonde e conflittuali che ci hanno portato a sviluppare quei sintomi, sia a livello emozionale, quindi ansie, paure, eccetera, sia a livello fisico, quindi sintomi fisici di varia entità, dal mal di testa al mal di stomaco a sintomi più importanti, come per esempio fibromialgia, come è stata una delle mie ultime clienti. Attraverso questo percorso noi passiamo dalla chiusura, che è tipica delle persone che stanno in conflitto, ad una apertura, apertura non soltanto nel nostro corpo, che quindi può riaprirsi alla vita e quindi instaurare dei processi che possano farci sentire finalmente liberi e sereni, non più spaventati dalla paura di un brutto male, e quindi aprirci anche alle nostre relazioni, ad aprirci alle esperienze che vanno verso la vita. Bene, allora adesso puoi metterti comoda e iniziamo questo viaggio all'interno del corpo. Assumi una posizione comoda, sdraiati oppure siediti con la schiena eretta. Fai una serie di respiri profondi per almeno 3 minuti per ossigenare il corpo e rilassarlo. Per prima cosa riempi d'aria l'addome, poi il petto e infine l'apice dei polmoni. Visualizza l'ultima parte del respiro che riempie i polmoni fino alla loro sommità. Con la fine di ogni respiro, senti di fare un massaggio interno alle spalle e al collo. Da questo stato di rilassamento, entra nel corpo e trova il centro. Scendi nel corpo come una perla che affonda lentamente e dolcemente nell'acqua.
quando la perla si ferma, lì è il tuo centro. Percepisci la calma e l'immobilità del tuo centro. Se dei pensieri ti attraversano la mente, piegali come se fossero una camicia o una maglietta e mettili da parte. Dalla calma e dalla immobilità del tuo centro, vai nei punti dove avverti disagio fisico, tensione o dolore. Dolori e tensioni stanno richiamando la tua attenzione per un motivo preciso. Quando dico di andare in un certo punto, intendo portare l'attenzione in quel punto. Immagina di guardare dentro il tuo corpo e di vedere i punti di tensione o di dolore. È la parte più importante di questa tecnica, andare e osservare. Che cosa vedi? Alcuni vedono una forma, magari simile a un cilindro, una scatola, una casa, eccetera. Altri un colore, altri una sensazione tattile, altri ancora una emozione. Dopo aver portato tutta la tua attenzione su un punto, guarda da vicino e inizia il dialogo interiore. Descrivi a te stessa tutti i particolari di quello che stai vedendo o percependo nel punto di tensione o di dolore. Nota se cambia e osserva i cambiamenti. Il tuo corpo è contento che lo osservi e vuole comunicarti delle informazioni attraverso un linguaggio simbolico che puoi capire. Adesso alla cosa, alla sensazione o all'emozione osservata, chiedi: perché sei lì? Che cosa sei? Hai qualcosa da farmi vedere? Nota se la cosa cambia e se cambia, chiedi perché è cambiata. In che modo questa forma, sensazione, emozione mi è servita? Da dove vieni? Può essere da un incidente, un fatto, una frase. Se deriva da un evento traumatico, non entrare nel trauma. Riconosci che si tratta di un ricordo e ritorna al punto osservato, sapendo che la tensione è il prodotto di un trauma. Sono pronta a liberarti? In che modo posso liberarti? C'è qualcosa di preciso che posso fare per liberarti? Ora nota i cambiamenti che sono avvenuti in seguito a questo dialogo. Il punto con cui avete parlato cambierà in direzione del riequilibrio, che potrà esprimersi come un profondo sospiro, uno scoppio di pianto o una risata. Spesso si avverte una sensazione di calore o si sente il punto pulsare. Anche un gorgoglio nella pancia può essere un segnale di energie liberate. Mentre notate i cambiamenti e gli scioglimenti, osserva anche il resto del corpo. Ci sono altri punti di tensione? Questo iniziale scioglimento ci dà l'opportunità di notare anche altri punti di tensione che probabilmente sono collegati al precedente. L'area collegata può trovarsi anche in un'altra parte del corpo. Quindi andate nel punto che richiama la vostra attenzione e ripetete l'esercizio.